Gentili telespettatori, eccoci alla seconda trasmissione della serie nella Bibbia per tutti riguardante i discepoli. Ricorderete per coloro che ci hanno seguito che nella trasmissione precedente abbiamo fatto una panoramica soprattutto sul significato di discepolo e per la verità avremmo voluto anche continuare ad approfondire l'argomento. Vi avevamo preannunciato in questa trasmissione di cominciare a parlarvi di due discepoli e esattamente vi parleremo di Andrea e Filippo. Vi presento subito i servitori presenti qui in studio. Sulla mia sinistra c'è il pastore Daniele Bachmann, il pastore Marcello D'Ambrosio e Paolo Malerba. Introduciamoci immediatamente nell'argomento e chiediamo al pastore Daniele Bachmann la domanda più ovvia. È, chi era Andrea? Possiamo rispondere semplicemente che è un personaggio molto importante, anche se non mo molto noto tra gli Apostoli. Pietro, Paolo e tanti altri erano certamente più noti. Ma Andrea, eh, proprio per la sua caratteristica particolare, diventa importante. Possiamo dire anche che lui è stato il primo eh, discepolo di Gesù il primo che ha iniziato a seguire Gesù. Voglio leggere un piccolo brano del Vangelo di Giovanni dove proprio abbiamo la descrizione di questo episodio di Andrea, della sua scelta e del suo inizio del seguito a Gesù. Giovanni 1, dal verso 35. Il giorno seguente Giovanni era nuovamente là, con i due discepoli. Era Giovanni il battezza, pazzetta, Battista, Giovanni il Battezzatore. E fissando lo sguardo su Gesù, Giovanni diceva, ecco l'agnello di Dio. E i due discepoli, avendolo sentito parlare, seguirono Gesù. Ma Gesù, voltandosi e vedendo che loro lo seguivano, disse loro, che cercate? E se gli dissero, rappi, che tradotto vuol dire maestro, dove abiti? E gli disse loro: Venite, vedete? Essi dunque andarono e videro dove egli abitava. E stettero con lui quel giorno. E circa l'ora decima, che è circa le ore sedici, Andrea, fratello di Simone, era uno dei due discepoli che avevano udito questo da Giovanni il Battista. E avevano seguito Gesù costui cioè Andrea trovò per primo suo fratello Simone e gli disse abbiamo trovato il Messia che tradotto vuol dire il Cristo e lo condusse a Gesù fin qui la lettura dicevo che l'apostolo Andrea è importante perché Prima di tutto vediamo che lui è andato da Giovanni Battista, dal nord dalle Galilea, lui ha fatto un viaggio forse di cento chilometri per arrivare dove Giovanni Battista battezzava, per ascoltare il suo messaggio. Vediamo che lui cercava la pace con Dio, cercava la volontà di Dio e così era impegnato a conoscere Dio e la sua parola. E quindi prima era un discepolo di Giovanni Battista e più in là, vediamo, ha ascoltato questa frase, ecco l'agnello di Dio. E lui cercava un sacrificio, cercava uno che l'avrebbe salvato e così, all'ascoltare che Gesù era l'agnello di Dio, subito lo accettò, lo seguì. E, avendo fatto questa conoscenza con Gesù personalmente, stette quel giorno là insieme a Gesù, lui andava in cerca di suo fratello Pietro e lo condusse a Gesù. Vediamo questo gesto molto importante perché appena conosciuto il Signore subito è andato in ricerca di qualcuno. Proprio del suo fratello per portarlo a Gesù. E noi possiamo già dire che certamente che tramite questo ha avuto una grande importanza perché suo fratello Pietro è stato certamente uno dei più grandi apostoli del tempo. E tramite questo semplice atto di Andrea, che forse non era un grande oratore. Che non era una persona che si metteva sempre avanti, però nella sua fedeltà e nel suo impegno appunto spunta tra gli apostoli. Abbiamo detto già qualcosa di Andrea, passiamo invece a Filippo. Marcello, eh, dici qualcosa circa Filippo, discepolo di Gesù. Beh, mh, non faccio altro che seguire lo stesso testo che ha letto il pastore Bachmann, tanto per introdurci sulla figura di Filippo <coughs> al verso 43 dello stesso, del primo capitolo di Giovanni è scritto il giorno seguente Gesù volle partire per la Galilea, trovò Filippo e gli disse seguimi ora Filippo era di Bethsaida della città di Andrea e di Pietro quindi Filippo era della stessa città, forse eh, è stato un caso ma è stato trovato da Gesù eh, sul cammino per durante il cammino verso la Galilea. Questo Filippo a sua volta conduce a Gesù un altro discepolo che in questo testo lo troviamo col nome di Natanaele che in seguito però sarà chiamato Bartolomeo quando eh, troviamo eh, l'elenco dei nomi dei dodici apostoli di Gesù. Quindi fa la stessa cosa in pratica di Andrea. Aveva questo suo amico eh, Natanaele e corre subito da lui per dare questa eh, notizia eh, bellissima, strabiliante di avere incontrato finalmente il Messia, colui che Israele attendeva. Ecco questa mh, disposizione di animo, questa, eh, questa loro, eh, questo loro stato eh, eh, di attesa che Gios Gesù trovò in, in questi uomini. Questo Filippo storicamente non si ha di lui tantissime informazioni. Sappiamo che però Gesù lo interrogò e lo designò su un certo ministerio. Troviamo la figura di Filippo quando alla festa in Gerusalemme alcuni greci vennero a Filippo e chiesero di vedere Gesù e Gesù sempre e Filippo rivoltosi ad Andrea corsero da Gesù per dire la cosa. E poi l'altro episodio molto uh, più significativo è quello eh, della moltiplicazione dei pani dove stando Gesù di fronte a una folla di 5.000 persone chiama Filippo per dire ecco ci sono tante persone qui, come faremo a dare loro da mangiare? Il Signore sapeva già in che modo avrebbe compiuto quest'opera, avrebbe realizzato questo miracolo, questa necessità. Che si trovava di fronte, ma volle interrogare Filippo e disse: Ecco, provvedi a dar da mangiare a queste 5.000 persone. Forse in questo è rimasto il messaggio: eh, di sfamare spiritualmente le anime che ancora oggi, forse un po' siamo un po' Filippo chiamati dal Signore per sfamare sotto questo senso, in senso spirituale, le anime che ancora oggi desiderano ricevere il messaggio, la parola del Signore. Quindi diciamo, notizie particolari su Filippo non ne abbiamo, ma abbiamo l'identificazione spirituale, ecco la figura di questo discepolo che fu pronto a seguire il Signore e al quale fu anche demandato il compito di assistere eh, quelli che eh, sono assetati della parola del Signore. E poi troviamo la sua ultima eh, informazione eh, alla resurrezione, alla morte e resurrezione di Gesù Cristo quando erano in attesa di ricevere lo Spirito Santo. E lì troviamo di nuovo l'elenco dei dodici nomi degli Apostoli dove lo stesso Filippo è lì presente e cioè questa sua figura era costante, perseverante nell'attendere alla promessa che Gesù aveva fatto eh, di dare loro potenza attraverso lo Spirito Santo. A questo punto torniamo un'altra volta sul primo discepolo di cui abbiamo parlato, Andrea, di cui una cosa comune abbiamo già notato, che i discepoli, e parlando di questi discepoli di Gesù, hanno portato immediatamente qualcuno intimo. Verso il Signore, quindi questo è un punto che io vorrei in un certo qual modo sottolineare: che un vero discepolo di Gesù, non soltanto è fedele a Gesù, ma porta e cerca di portare i suoi amici, i suoi conoscenti, i suoi parenti a Gesù. Allora, ritornando ad Andrea, chiediamo al pastore Paolo Malerba di, di, di dirci qualcosa, qualcosa in più, o meglio, un, qualche caratteristica più evidente di questo discepolo. Sì. Certo, ogni discepolo di Gesù ha una caratteristica e viene menzionata nella Bibbia. Dio evidenzia nella Sua parola le caratteristiche positive dei, dei discepoli di Gesù Cristo. E la caratteristica che possiamo così riscontrare in Andrea è proprio come finora è stato detto: una caratteristica di un uomo, la caratteristica di una eh, è caratterizzata la sua personalità da umiltà, soprattutto questo e anche non prescinde questa umiltà dalla fede nel Signore Gesù Cristo e anche nel mettere in risalto è vero, le facoltà altrui. Ehm, C'è qui per esempio nel, nella moltiplicazione dei pani nell'Evangelo di Giovanni un, un particolare che testimonia di quello che sto dicendo per quanto riguarda Andrea. Durante la moltiplicazione dei panni, prima che Gesù facesse la moltiplicazione dei panni, domanda, è vero, ehm, dice queste parole, dice, dunque, dice, una gran folla lo seguiva perché vedevano i segni che gli faceva sugli infermi, ma Gesù salì sul monte e là si sedette con i suoi discepoli. Ora la Pasqua, la festa di Giudea era vicina, Gesù dunque alzati gli occhi e vedendo che una grande folla veniva da lui, disse a Filippo dove compreremo del pane perché costoro possano mangiare. Ora diceva questo per metterlo alla prova perché gli sapeva quello che stava per fare. Filippo gli rispose 200 denari di pane non basterebbero per loro perché ognuno di loro possa avere un pezzetto. Ora vediamo la parte di Andrea. Andrea invece dice il fratello di Simon Pietro, uno dei suoi discepoli, disse: "V'è qui un ragazzo che ha cinque pani di orzo e due piccoli pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente?". Quindi la caratteristica anche in questo caso di ehm, Andrea è quella di ehm, far risaltare ciò che è negli altri. gli notò che un ragazzo aveva cinque pani d'orzo e due piccoli pesci e non disdegna è vero, di presentare questo giovane, questo ragazzo a Gesù. Comunque, e eh, questa è una caratteristica un po' rara diciamo, negli uomini, eh, perlomeno non sempre è facile riscontrare che uomini facciano risaltare il, il bene, anche se poco, de, degli altri, mentre vediamo che Andrea lo fa, mette in evidenza anche quel poco che questo giovane aveva e lo, lo porta a Gesù. E poi sappiamo che Gesù moltiplicherà questo poco che ha questo ragazzo. Ma certo è sempre Andrea che ha operato in maniera tale che eh, nelle mani di Gesù potesse, potesse andare quel poco che era in questo ragazzo. Da Andrea ripassiamo a Filippo e vogliamo chiedere a Daniele Bachmann. Gli vogliamo chiedere, c'è qualche episodio evangelistico di particolare rilievo? in questa storia di questo discepolo, eh, Filippo. Mi pare che ci abbiamo detto quasi tutto su Filippo e vi vorrei parlare di un altro Filippo, che era uno dei, dei sette diaconi di cui leggiamo nel, negli Atti degli Apostoli. Questo episodio è molto significativo e veramente ci fa molta gioia di vedere questo Filippo, l'Evangelista, che è un altro Filippo che per noi è molto conosciuto. E questo Filippo, l'evangelista, si trovò in Samaria a evangelizzare e mentre portava eh, il Vangelo e aveva grandi successi, il Signore, per mezzo dello Spirito Santo, lo chiese di andare in un luogo deserto. E lì trovò un uomo che era un Etiopio un etiope era di difatti un eunuco, un alto funzionario della di Candace regina degli etiopi. E così lui eh, stava là su questo carro questo etiope è andato a Gerusalemme a cercare ovviamente la pace con Dio, a cercare di conoscere la verità, ma è tornato deluso perché i religiosi di Gerusalemme non gli hanno potuto dare una risposta concreta. Forse l'unica cosa che ha trovato là a Gerusalemme, che era una cosa molto importante, era la Sacra Bibbia, almeno l'Antico Testamento della Sacra Bibbia. E mentre stava su quel carro, questo è Dio, legge eh, il profeta Isaia. E mentre cerca di capire ma non riesce a capire Appunto, Filippo l'Evangelista, per mezzo dello Spirito Santo, viene chiesto di salire sul carro e di spiegargli eh, quello che stava leggendo. È interessante che Filippo gli annunciò tutto il Vangelo: gli Gesù. Filippo prese la parola e, cominciando da quella scrittura appunto di Isaia, gli annunciò Gesù. Così è il messaggio del Signore, Gesù è il messaggio cristiano. Filippo gli annunciò Gesù e veramente lui conosceva Cristo come Salvatore e subito chiese anche di essere battezzato trovando dell'acqua, scese del carro, lasciava la sua tradizione, le sue belle vesti e voleva essere battezzato da Filippo. E la... Ultima frase dice che lui andò per la sua strada tutto felice. Questo è l'incontro con Gesù per chiunque lo incontra. Ma Filippo era lo strumento, così come tu e Dio possiamo essere strumenti per indicare a qualcuno la via di Gesù, che è l'unico Salvatore, che è l'unico Messia nel mondo. Beh, ritorniamo ai primitivi due discepoli di cui abbiamo parlato anche. Abbiamo visto il nome, corrisponde ancora a un altro più, discepolo che prima di essere apostoli, prima di essere evangelisti, prima di essere ministri, bisogna essere discepoli. Tornando ai due eh, discepoli che abbiamo citato, Andrea e Filippo, dobbiamo fare una considerazione. Nella scrittura, nel Vangelo, non c'è molto, non ci sono troppe notizie. Relative sia a questi due e anche a tanti, a tanti altri discepoli, ma io vorrei fare una domanda: a cui potreste rispondere il pastore Marcello D'Ambrosio, ci sono due categorie di discepoli: sono i discepoli maggiori e i discepoli minori? No, questo è un argomento che andrebbe approfondito ampiamente, largamente, però eh, per. Il tempo che c'è a disposizione dobbiamo rispondere eh, no con decisione perché il Signore non ha stabilito un primato come in genere si crede, semmai il Signore ha dato delle responsabilità diverse. Ecco come abbiamo visto, il Signore demandava a certe responsabilità o a certi compiti che oggi vengono anche chiamati ministeri, per cui eh, ci sono varietà di doni. Per cui ci sono dei discepoli che possono avere il dono della preghiera o della predicazione e così altri doni ancora che sono indicati nella scrittura, ma non c'è un primato vero e proprio, non ci sono dei discepoli maggiori o degli apostoli maggiori e degli altri inferiori. Il Signore ne scelse 12 appunto, ne scelse per ident identificare in questo il nuovo popolo che era costituito da Israele nel vecchio patto, da 12 tribù. Così i 12 Apostoli rappresentano il nuovo patto in Cristo Gesù e il nuovo popolo che dai quali nasce, perché siamo fondati sull'insegnamento biblico, dottrinale di Cristo, che ci viene però promulgato dai 12 Apostoli. Per cui non c'è un primato come si crede e la persona che in genere viene identificata come tale è l'Apostolo Pietro, il Discepolo Pietro, eh, che non è il primo, come abbiamo visto, trovato, ma diventa poi per ragione di carattere, di temperamento, il maggior forse responsabile, colui al quale facevano un po' capo tutti. Ma chi studia la Scrittura, chi studia. La, la Bibbia sa che anche Giacomo era un responsabile, anzi era il responsabile della Chiesa di Gerusalemme e così abbiamo diversi riferimenti e tantissime responsabilità. Come sappiamo che l'Apostolo Paolo in seguito viene fatto Apostolo per rivelazione speciale ricevuta da Gesù Cristo sulla strada di Damasco e viene inserito, accorpato in questo corpo di Apostoli e viene per essere ministro delle popolazioni barbare, cosiddette gentili, quindi non appartenenti al popolo di Israele. Quindi in realtà Gesù ha dato un'uguaglianza tra di loro, anche se tra di loro c'era un ordine che andava rispettato, c'era la responsabilità che andava capita e rispettata, e rispettata. quindi c'era un organico tra di loro, ma non c'era un vero e proprio... Primato. Cioè eh, non c'erano delle persone alle quali Gesù aveva dato di più, perché in questo possiamo commettere degli errori e degli errori sono stati commessi che ci tiriamo eh, dietro eh, fino a oggi eh, pensando che Pietro sia stato eh, il fondatore eh, della, della Chiesa o il, il primate mh, della Chiesa. Non è così, la Chiesa è fondata... Su Cristo Gesù. La Scrittura ci dice che Gesù Cristo è il fondamento della Chiesa. Quindi, una Chiesa, il popolo spirituale di Dio, non può essere fondato su un uomo, su una persona umana, ma su, su colui che è Dio, su colui che è Dio fatto uomo ha dato la base per essere veramente poi il per creare, costruire la Chiesa, il suo popolo, la Chiesa oggi. Allora, non ci sono discepoli maggiori, non ci sono discepoli da ritenere minori o inferiori. Ci sono discepoli, io penso ci sono fedeli discepoli, ma avete notato com'è conseguenziale, parlando di discepoli, poi eh, andare a finire sugli apostoli. Eh, è un po' conseguenziale perché in un certo qual modo la storia dell'Evangelo è collegata, ma noi ci eh, riserveremo, se Dio vorrà, in una futura trasmissione di parlare proprio dei ministeri in modo più specificatamente, mentre invece vorremmo dare al Pastore Paolo Malerba la conclusione di questa trasmissione su questa forma di discepolato iniziale della Chiesa primitiva, ma soprattutto dei discepoli che hanno vissuto eh, proprio in maniera fisica con Gesù, di parlarci in senso eh, diciamo più panoramico. Rivolto verso di noi, circa il discepolato di Cristo. Sì. Paolo, a te. Certo, il discepolato di Cristo è particolare perché ci testimonia del fatto che la scelta che Gesù fa per quanto riguarda i suoi discepoli non è secondo um, una razionalità umana. Gesù non ha scelto di fatti, se noi andiamo a considerare uh, più approfonditamente sul, uh, sugli evangeli. Non ha scelto degli uomini che appartenessero a caste sacerdotali, che fossero degli uomini particolarmente buoni, santi, eccetera. Ha scelto delle semplici persone, persone comuni, persone comunque che avevano un'attitudine e che Gesù ben conosceva, l'attitudine ad essere disponibili, ad essere ammaestrati, a ricevere l'insegnamento. Questi sono gli uomini che Gesù ha chiamato, scandalizzando anche un pochino... Eh, I sacerdoti del tempo, il, il, il religiosismo dell'epoca, eh, perché fra l'altro fra questi uomini, eh, fra cui c'erano anche dei semplici pescatori, c'era anche qualche pubblicano, qualche sattore delle tasse, come Matteo. Vediamo la figura di questo uomo che mentre lavora al banco delle tasse, eh, vede Gesù passare e riceve l'invito: seguimi ed egli si alza e lo segue. E di lì a poco. Eh, inviterà Gesù nella sua casa e nella casa di questo Matteo che diventerà quindi un discepolo di Gesù Cristo si radunano peccatori e pubblicani tanto che i farisei stessi ed altri scandalizzati lo accusano di mangiare con i peccatori e con i pubblicani ma Gesù dice io non sono venuto per i sani ma sono venuto per gli ammalati quindi tutti gli uomini sono ammalati, prescindendo se discepoli o no, comunque tutti gli uomini che Gesù ha chiamato a sé, li ha chiamati prima per guarirli, per salvarli, per purificarli, e poi per ammaestrarli intorno al compito che dovevano svolgere, un compito ehm, vitale, un compito straordinario, che era quello di propagandare la buona novella, l'Evangelo, non solo mediante la parola, che eh, essi ricevevano dal Signore, ma anche mediante le opere, mediante una realtà pratica. Eh, per esempio vediamo in qualche Vangelo come quello di Marco quando Gesù eh, li incontra, li prende per tenerli con sé e poi li ammaestra intorno al Regno di Dio e li manda poi a predicare questo Evangelo con, con potenza, eh, permettendo loro, dando autorità a loro su demoni, sulle malattie, su tutte le infermità. Quindi è un discepolato veramente che eh, riceve eh, la potenza dall'alto, è un discepolato speciale, particolare, che viene coinvolto dalla presenza di Dio, viene stravolto, sconvolto, possiamo dire, è vero, da questo, da questo miracolo straordinario che è l'incontro con Dio. In effetti questi discepoli hanno incontrato Dio, Gesù è Dio. Lo stesso Apostolo Giovanni poi eh, spiegherà che l'incontro che egli ha fatto con Gesù è l'incontro con la parola che è divenuta carne, con Dio che è divenuto uomo e che essi hanno potuto contemplare, hanno potuto toccare. È vero, ciò che era la vita essi l'hanno toccata, ciò che era la risurrezione, ciò che era nel seno del Padre, ciò che era nel cielo essi hanno potuto contemplare. Questo è il discepolato di Gesù. Gesù si è manifestato a loro come figlio dell'uomo ma anche come figlio di Dio. E ha donato loro la facoltà di poter eh, realizzare la totale verità. Mi ricordo quando eh, Gesù eh, parlerà con i discepoli, dicendo: Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho, vi ho costituito perché portiate frutto e il vostro frutto sia permanente. E nello stesso tempo dirà: Io ora non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma io vi chiamo amici e agli amici io faccio conoscere tutte le cose del Padre mio. Quindi il discepolato di Gesù non è soltanto basato su un insegnamento dottrinale, ma è basato su una rivelazione delle cose del cielo, delle cose di Dio. Soprattutto però la caratteristica dei discepoli deve essere quella della piena disponibilità, della piena umiltà, eh, quella di farsi ammestrare. Gesù sapeva che erano uomini comuni ma si fidava di se stesso, di quello che egli avrebbe fatto nei confronti di queste persone, come ancora oggi tutti coloro che vengono chiamati da Gesù devono essere persone pienamente aperte alla sua parola, obbedienti, miti, mansueti, quindi eh, costantemente pronti a ricevere l'insegnamento da lui per imitarlo, perché poi fra l'altro... Uh, il frutto straordinario che i discepoli porteranno sarà soprattutto quello di mostrare Gesù agli uomini uguagliandolo, divenendo uguale a Lui. Questi discepoli deboli, questi discepoli che mostreranno tante ehm, diciamo debolezze, eh, tanti difetti, alla fine poi saranno dei martiri, saranno degli uomini eh, per mezzo dei quali. Il mondo intero riceverà il messaggio dell'Evangelo e della salvezza. A questo punto vorremmo concludere questa trasmissione con un verso biblico che è stato citato nella precedente trasmissione. Gesù disse: Chi vuole essere mio discepolo rinunci a se stesso, prenda ogni dì la sua croce in spalla e mi segua. Vogliamo solo chiarire che la croce in spalla non sono i guai che ognuno ha per fatti suoi personali, ma il vituperio da portare per amore di Cristo Gesù il Signore. E nella prossima trasmissione parleremo del discepolo più famoso, possiamo dire. Parleremo di Pietro e Paolo Malerba, Marcello D'Ambrosio, Daniele Bachmann, Remo Cristallo. Vi salutano col saluto cristiano affettuoso che viene dal profondo del cuore. Che la benedizione di Dio sia su ognuno di voi. Un arrivederci. Alla prossima trasmissione, stessa emittente, stessa ora, stesso giorno. Di nuovo. Dio vi benedica.